Bentornati su Real Strategy, cari strateghi e amanti della porcellana. Siamo qua su Victoria 3 con la popolazione che è sempre in preda al malcontento. Manco le tasse fossero alte, davvero. Vogliono più vestiti o più porcellana? Allora, portiamo le tasse medie. Incredibile, per la prima volta in 20 anni le tasse sono solo medie. Continuiamo a lavorare su le ferrovie in quei posti dove servono ancora, perché oh, guarda qua, in Afghanistan dobbiamo fare un po' di uffici burocratici. Allora, la porcellana, c'è un posto dove la produco ed è ad Astrakhan. Esatto, questo stabilimento è tutto porcellana. Beh, tutto no, ma comunque ce n'è parecchia. Lo espandiamo. C'è un problema, servono le tinture, quindi dov'è che possiamo farle? Solo nel Baluchistan, dove non c'è abbastanza gente qualificata. Governo ladro. Non mi fanno fare le tinture. Allora, facciamo così. Appena c'è la gente si espande, c'è poco da fare però. Dovremmo probabilmente... No, non dobbiamo fare niente, pensiamo ai vestiti adesso. Dove? Nel Briansk. Non c'è abbastanza gente qualificata, ovviamente. Fammi mettere qui l'auto expand. Così appena... Esatto. Perché comunque la gente c'è, dai. Erano al limite, quindi... Quando praticamente l'edificio è efficiente e ci sono abbastanza cash reserve, che vuol dire che ha fatto efficienza, eccetera, 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 e va nel pool degli investimenti, la roba extra, tutte queste cose qua, si espanderà in automatico. Un po' di... Sopperisce un pochino a questo soverchiante micromanagement. Ok, dobbiamo fare un sacco di porti da queste parti, in tutti i nostri possedimenti coloniali. Isole del Pacifico, Patagonia, eccetera, che è tutta 98%, in Alaska anche. Anche con le tasse medie ci stiamo più o meno dentro. Il problema è che ridurre le tasse ha ridotto i radicali di 200.000. Ne abbiamo milioni e milioni e milioni, quindi insomma si va per gradi. Vediamo un po' se ci sono rotte commerciali. Porcellana. È poca sta porcellana. Molto poca. Sono tutte rotte da 1. Ah, guarda qua. Cinghe da 4. Allora la faccio. Sono una goccia nel mare. Infatti, non ci sono davvero rotte incredibili. C'è dissenso nelle forze armate. Cioè, le forze armate non sono sicuri che voglio di volere la Guardia Nazionale. Niente, questa riforma viene affossata. Ci prendiamo un meno 15%, ma possiamo cancellarla perché ha solo più 10% di passare. Non passa più. Allora, fermiamo la riforma. Continuiamo ad avere le leve dei contadini. Ah, no, 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 abbiamo l'armata professionista, scusate. Il problema è che non abbiamo gli affari interni, quindi non abbiamo gli affari interni. Allora, possiamo fare le leggi per i poveri, che è una forma di welfare avanzatissima. Non è vero, sto scherzando. Praticamente sono queste leggi dove tutti i senza tetto vengono presi e vengono rinchiusi a forza in dei workshop, in delle fabbriche in condizioni temibili a lavorare. E poi dicono che il reddito di cittadinanza è inefficace. Ma lo è anche, però. No, no, era una battuta. Non andiamo sul politico. Però quelle sono le poor loves. E welfare comunque, no? Almeno lavorano. Su quello è vero. Ovviamente è il livello di welfare più basso che c'è. Perché? Però è progresso rispetto a non avere welfare. Qualcuno direbbe che è oppressivo. Ma no. Non direi, dai, non è oppressivo. Porti. Guarda, il debito si calma. Siamo primi per PIL. Siamo passati sopra 5, ma di tanto, eh. Cioè,
Guardate il grafico del PIL, del GDP. E oltretutto lo standard di vita è decimo. Siamo partiti centesimi, eravamo trentesimi poco fa, adesso è decimo. I radicali scendono di pochissimo, però. Cioè, sto rendendo la Russia, non dico un paradiso, ma quasi. Però qua le camicie costano troppo. Proprio infinito. Costano troppo, sempre. Dove diavolo li faccio sti workshop? Io lo vado a fare in Patagonia. No, non c'è abbastanza gente qualificata, chi lo avrebbe mai detto? In Baluchistan. E in Afghanistan. Strano. Facciamo le fabbriche lì. I tedeschi del nord stanno migrando in massa verso Algeri. Ah, capisco. Saranno contenti. Questi tedeschi del nord. Vogliono allearsi con me? No. La Gran Bretagna vuole allearsi con me? Ah! Meno 12. È poco, vuol dire che siamo vicini. Potrebbero quasi volersi alleare con me. Se io faccio un accordo commerciale con la Gran Bretagna mi distrugge. Facciamolo? No, il commercio in realtà non era alto. Non avevamo tanti dazi. Dopo l'accordo commerciale non si vogliono comunque alleare. Pensavo che avrebbe influito, se questo fosse Europa Universalis avrebbe influito tantissimo, ma niente. Vabbè. Ok, nuova artiglieria, vediamo un po' se conviene farla. Ve lo dico già prima, credo di no. Ah, tra l'altro qua, giusto, c'è il realismo, arte più avanzata, quello conviene. Questo non conviene. Dunque. No, non conviene assolutamente la nuova artiglieria. Peccato. Fammi vedere se intanto qualcosa è cambiato. Sì, possiamo scambiare sul mercato libero quote di cantieri navali. C'è da dire che potrebbe convenire se noi avanziamo l'artiglieria qua. Chiedo un sacco di munizioni. A Perm non c'è abbastanza gente da far lavorare nelle ferrovie. No, c'è, ok. Mettiamo l'autoexpand anche qua. Ok, il credito si sta abbassando. Si sta abbassando decisamente. Carbone costoso per il governo. Edificio governativo necessario qua. Ah, giusto, a questo proposito facciamo delle miniere di carbone. Fammi vedere qualche altro posto dove fare carbone. Not enough, not enough. A Kiev. Sempre. Ok, tool potrebbero essere economici in alcuni posti. Eravamo rimasti indietro con i tool. Guardate un po', abbiamo abbassato le tasse, stiamo producendo a pieno regime. Documenti di identità. Non è male avere i documenti di identità in uno stato, eh. Allora, per quanto riguarda le tecnologie, militarmente siamo davvero di poco nel livello 3, che è un po' indietro per questo periodo. Società abbiamo livello 3 abbastanza qua e là. Produzione livello 3 quasi completo. Ci sta. Allora, sblocchiamo il lavoro su turni, migliora l'economia di scala. Il che vuol dire che dove abbiamo fatto tantissimi edifici, tutti uguali nello stesso posto, eccetera, eccetera. Migliora, visto che appunto adesso abbiamo la corrente, possiamo avere le lampadine, il motivo per cui si può poi sbloccare il lavoro su turni. Saranno contenti gli operai che fanno la notte. C'è sempre qualcuno che paga il progresso. Allora, industria. Non c'è abbastanza gente. Qua non c'è proprio gente in generale. Facciamo un po' in Lettonia di falegnameria. È un pochino anche nell'Ingria, la provincia di San Pietroburgo. Allora, ho detto allora 20 volte negli ultimi due episodi, è perché li ho registrati lo stesso giorno e allora. Comunque, i recenti investimenti a Mosca nella produzione dell'industria tessile, praticamente c'è un grande boost della produttività. Chi è che si prende il merito? Gli industriali? Io direi che questa è una grande vittoria dei lavoratori. Non dico che voglio andare rosso, ma voglio un po' bilanciare.
Tra l'altro abbiamo poca autorità. Ma... Ah, ok. Poca autorità ci causa un po' di malus. Quindi è perché non siamo più un'autocrazia. Ci sono degli editti che dobbiamo... Fermi tutti? Possiamo far entrare qualcuno? No, non entrano mai. Solito disco. Aspetta! Se noi promettiamo alla Scandinavia un favore, che non è grave, io non so cos'è, loro entrano nel nostro mercato. È fatta. No, aspetta, aspetta, aspetta. Sì. Ho letto bene. Aspetta che deve cambiare la mappa. Eccola qua, il grande mercato russo-scandinavo. Ci si espande. Non so bene perché, probabilmente tantissimi dei nostri beni gli interessavano. Allora, c'era anche qualcosa... Detto di nuovo allora, basta. Non dire più allora. La Moldavia, ma la Moldavia è piccola, non cambia molto. La Grecia? Ma la Grecia anche entrerebbe. Bisogna sempre fare... Ma sì, io non credo che un favore ci rovinerà. Adesso ci chiedono di attaccare chissà chi. No? Ok, sì. Erano nel mercato austriaco, glieli abbiamo shippati. Guardate qua il mercato russo. Credo che sia il secondo mercato al mondo dopo quello britannico. Insomma, non ci si può competere, quantomeno non ancora. Ma noi siamo primi per PIL, quindi. E 147esimi per alfabetizzazione. Stiamo salendo. Come tartarughe. Ok, il nostro cap... Niente, siamo ancora al cap di innovazione. Non possiamo salire più velocemente di così. Ok, continuiamo con far fuori tutte le varie fattorie di sussistenza. Tra l'altro, le leggi dei poveri, il welfare ha 35% di passare, non è niente male come probabilità. Acciaio e vetro costosi, ovviamente. Tempo di fare acciaierie. Dove altro le facciamo? Saratoga, Saratoga, Saratoga mi dice che non c'è abbastanza gente. Allora facciamo così. A Saratoga le metto in auto expand, le acciaierie. E anche il vetro. Così quando davvero sembra che ci sia la gente da assumere si espanderanno. Per il resto, lavoro su turni, tra l'altro passato immediatamente. Questo aumenterà la nostra produttività di tanto, di parecchio. Fornace, questo tipo di fornace qua in soli 16 mesi la sblocchiamo perché una tecnologia è rimasta un po' indietro. Il PIL è lì a 300 milioni di sterline. Dopo queste mosse diplomatiche strane, certo che un'alleanza vera e propria. Mi alleo con la Scandinavia? Sono nel mio mercato, però non vuol dire che sono alleati. In realtà. Ah no, sono già alleati con l'Olanda, solo un'alleanza per volta. C'è qualcuno che si alleerebbe con me? Mi sento solo. Sei. La Germania bisogna promettere un'obbligazione, ma io non voglio. Ne ho promesso già troppe cose. Nessuno senza che io prometta favori in giro. Per forza, vedono tutti che la mia armata... Non, cioè, c'ho ancora la leva dei contadini. Questo stato qua. Accordo commerciale con la Germania, lo facciamo? Facciamolo. Abbiamo perso 40.000 di dazi. C'è anche da dire che però adesso probabilmente riusciamo a importare cose un po' meglio. Mica tanto. Tè. Ma il tè interessa così tanto sul mio mercato? Forse i ricchi un pochino. Siamo anche secondi per prestigio, eh? Finalmente. Beh. Beh, non male. C'è dissenso nella Chiesa ortodossa? Perfetto, riducete la rilevanza della Chiesa ortodossa il più possibile. Che vadano tutti agli industriali, anche un più 10% per far passare il welfare.
Ferma, bisogno di ferrovie. Aspetta un attimo. Ma io grano ne ho da importare a buon mercato. Ce n'è abbastanza dall'Austria. E questi sono impoveriti per qualche strano motivo. Ok, il grano in realtà non è troppo costoso. Indovinate cosa costa troppo? I vestiti. Non ho la più pallida idea di come fare più vestiti di così. È tutta la partita. Abbiamo sviluppato il chinino. Malaria, vai via. Ma proprio levati proprio. Ma non stiamo facendo più colonie, quantomeno non in Africa. Abbiamo già colonie buffe che non dovremmo avere. Tipo la Patagonia. Davvero esilarante la Patagonia lì. Le ferrovie qua hanno l'espansione automatica, sì, ce l'hanno. Abbiamo quasi finito il debito, tra un po' riprendiamo a prendere riserve auree. Dunque, centrali elettriche in grandi quantità. Così. No, non c'erano abbastanza persone qualificate. L'Ucraina ha un sacco di persone qualificate. Kiev, Kherson, Luhansk. Qua si può fare. Ne facciamo anche un po' nei paesi baltici. No, solo in Lettonia. Un sacco di centrali elettriche. Anche perché direi che è il momento di elettrificare. No, non li abbiamo ancora i treni elettrici. Anche meno male perché costano troppo. Tra un po' li avremo. Sicuramente. Cambiare di nuovo il settore delle costruzioni. Esatto, costa ancora l'ira di Dio. Ma sinceramente riuscire a produrre abbastanza vetro e acciaio è quasi impossibile. È davvero quasi impossibile. Non c'è mai abbastanza gente qua che può lavorare, quindi. Ad esempio, se io adesso vengo qua e cambio, passiamo da più 120.000 a meno non so quanto. No, perché... Esatto. Là, no, no. Siamo meno 133.000, ok. Siamo in rosso, ma non di così tanto. Sinceramente pensavo peggio. Fammi vedere un po' il journal. Allora, potremmo fare delle spedizioni in Africa che non hanno neanche senso, non danno neanche tutto questo prestigio. Dunque, far passare il libero commercio. Facciamo comunque ancora 200.000 dai dazi, che è circa un quinto delle nostre entrate. Non è una parte preponderante, ma una parte importante. Quindi non so mica se il libero commercio convenga farlo passare. Abbiamo ancora un sacco di contadini, nonostante tutto, eh. Cioè, ci vuole sempre un sacco. Questa cos'è la mappa? Ah sì, è la mappa per GDP. Mosca, Kazan, Kiev. Ovviamente Kiev anche seconda. Il resto è tutto bianco. Tra l'altro contano anche gli altri, quindi vuol dire che Mosca è la provincia più ricca del mondo. Storia. E Londra quanto ha? Non molto in realtà. 20 milioni. Chi va a 30 milioni? Capisco. Siamo ricchi, ricchi, ricchissimi. E sappiamo anche leggere, finalmente. Non tantissimo, ma. Giusto, c'è quella cosa che volevo fare un sacco di tempo fa e non ho più fatto. Dobbiamo ridurre i decreti, però. Perché non abbiamo un cavolo di autorità. Quindi. Questo farà calare il PIL perché non stiamo più incoraggiando le industrie. Restiamo, non importa, ne abbiamo comunque fatte un sacco, ma niente più decreti amministrativi, più 20%, industrie, estrazione di risorse in quelle province. E vabbè. Allora, siamo, ho detto allora, no, siamo nell'endgame. Siamo nell'endgame, si può dire, anche se in realtà non siamo così tanto avanti. Dobbiamo pensare cosa vogliamo per la Russia, a parte ovviamente renderla estremamente liberale. Cosa vogliamo a livello di confini? Questo non è un map painter, non è Europa. Però, scandalo della Chiesa Cattolica, perfetto, vergognati. Questo invece...
No, non voglio fare le leggi per poveri. Esatto, non voglio il favore della Chiesa Cattolica. Le facciamo secolarizzate. Queste workhouses. Workhouses. Va bene. Appunto, stavo dicendo. Cosa? Dobbiamo fare qualche puppet prestigioso. Però io non ho neanche tutta questa marina. Esatto. E non abbiamo neanche questo esercito. Tutto sommato formidabile. La verità è che non mi fanno passare le riforme dell'esercito e questo mi fa un po' piangere, un pochetto. A questo proposito, è il momento di andare in posti sfigati e fare caserme. Posti sfigati dove c'è abbastanza gente, ad esempio qua non ce n'è abbastanza. Fare caserme un pochettino, espandere un po'. Non nei posti dove c'è industria, perché lì non voglio che la gente diventino. Non voglio farne dei soldati. Non mi conviene mica lì. Acciaio, 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 acciaio. Ho chi va una quantità di lavoratori infinita. Dov'è il vetro? Allora, qua ad Astrakhan facciamo in realtà ceramica, non vetro, bisogna ricordarlo. Brest. Continuiamo a Mosca. Ah, Mosca in realtà non ne aveva? Capisco. 13 milioni di radicali. Scendono, ma scendono. Quando salgono, salgono di 4 milioni a botte. Quando scendono ti dice, stanno scendendo, meno 100.000. 4 milioni contro 100.000. Potete capire come vada. Comunque il settore delle costruzioni a 1.033 sta lavorando. In realtà, appunto, non lo sto neanche facendo lavorare a pieno regime e dovrei. Insomma, in Baluchistan riescono a fare più tinture. Fammi un po' vedere. Ah, in realtà sì. Sono al limite, si sta autoespandendo piano piano. Beh, 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 no, non male. Sentite un po'. Vediamo se possiamo fare puppet Kokand senza che. Ok, nessuno interviene. No, potrebbe intervenire Ching. Se interviene Ching, io ho paura che Ching mi faccia il mazzo. Però c'è anche da dire che Ching. L'impero celeste, il dragone dormiente. Sono cooperativi con me in realtà. Non dovrebbe essere un problema. È da troppo che non mi espando. Facciamo un puppet, dai, su. Non credo proprio che ci sia un problema qua. Spostiamo le truppe. Il nostro Alexander. Non mi ricordo mai il cognome. Chernyshov. Ha 93 anni perché chiaramente non c'è un problema con. Il tiro di dado per quando muore la gente per età. Anche lo zar ne ha 82 e si dorme, si magna proprio tranquilli. Non ci sono problemi qua, si campa fino a 107 anni. Tutti, qualcuno può campare fino a 107 anni, però tutti. È un po' strano. Allora, ovviamente sembra che Ching non interverrà. Grazie a Dio, perché comunque avrà a che fare con il milione e mezzo di uomini schierato da Ching. Tutto sommato non mi andava. Oh, ma sto vetro è la cosa più costosa al mondo. Siamo il primo produttore al mondo di vetro. Ci costa comunque troppo. Ah, possiamo importarne un po' da Qing. Abbiamo almeno abbastanza convogli? No, ci sono un sacco di rotte che hanno bisogno di più convogli di così. Ovviamente. Orsha ha bisogno di ferrovie. Ah, non ne aveva ancora, ok. Facciamo anche tre barracks, caserme. Nuovo processo per l'acciaieria. Ah, giusto. Eravamo abbastanza indietro con i processi produttivi per le acciaierie. Esatto, un bel più 41.000. Questo rende le nostre acciaierie molto più efficienti. Questo probabilmente ci farà spendere di meno. Eravamo indietro. Allora, c'è questo tipo di pompa qua. Ho il fertilizzante migliorato. Ho un altro tipo di motore per tirare fuori cose. Tutte queste varie cose.
fare la gomma. Un sacco di roba, però io direi di sviluppiamo troppo piano. Cioè, siamo indietro militarmente se andiamo avanti come produzione. E non siamo tanto avanti di società. Tutto sommato. Però in qualche modo dobbiamo fare 16 mesi. Innovatività ce l'abbiamo al massimo, 114,5. Il nostro cap è 118, quindi non possiamo neanche sfruttare tutte le nostre università ancora. Non si arrendono, entrano in guerra a Kokand, verranno schiacciati immediatamente e si arrenderanno. Siamo preponderanti. Allora, la Scandinavia vuole fare un patto difensivo con me, lo accetto. Non è un'alleanza, non occupa l'unico slot, lo accetto perché tutto sommato la Scandinavia non è debole. E avere qualcuno che mi guarda un po' non mi fido di questi tedeschi. C'è anche vero che le relazioni sono così buone. Tutto sommato l'Europa non guarda troppo. Che relazioni ho con l'Italia? Cordiali, più 48, quindi le sto migliorando per niente. Sono già altissime. Ce la facciamo qua? Sì, la stiamo facendo, ok? Per un attimo stavo dicendo, oh, non va giù. L'irriducibile del Kokand. Bisognerebbe fare cantieri navali, ma ovunque faccio cantieri navali non c'è personale per assumere. Piove governo ladro. Oppio. Siamo indietro con l'oppio. Cioè, c'è sempre bisogno di oppio. I soldati hanno bisogno di antidolorifici. Non c'è neanche abbastanza gente per le piantagioni. Io vado qua. Gli vado a dire. Fai l'auto-expand quando puoi ed espandile. E dell'oppio ce ne dimentichiamo. È passato, sono passate finalmente le leggi dei poveri. Riusciamo a far entrare finalmente Trudovic. Eccoci qua, il partito Trudovic e il partito ottobrista, entrambi. No. Ah, perché praticamente o cacciamo gli ottobristi. Esatto, se cacciamo gli ottobristi abbiamo comunque. Perché se teniamo dentro questi ottobristi dobbiamo aggiungere tutti gli altri ottobristi e non possiamo aggiungere l'aristocrazia terriera. Perché sono arrabbiati. Quindi cacciamo le forze armate. Abbiamo una legittimità alta. Nonostante tutto, più radicali che lealisti. Io non lo so. Nonostante la legittimità sia così tanto alta, abbiamo fatto un sacco di radicali. Vediamo se riusciamo a far passare. No, c'è un sacco di gente che oppone quantomeno la libertà di culto. Ma tanta ce n'è. Non radicalizza la Chiesa Cattolica, però, ma non ha abbastanza supporto. La proprietà alle donne, che fa sì che il 5% di loro. In più, praticamente abbiamo un 5% in più di forza lavoro, non va bene. Oh cavolo, riduciamo il lavoro minorile. Se non me lo fai abolire, lo voglio ridurre. Lo devo fare. Che cavolo, l'obiettivo della partita è di rendere la Russia un posto migliore, non solo enorme. Primi per PIL comunque. Siamo una squadra davvero fortissimi, come diceva qualcuno una volta. Niente, i vestiti costano il 40% di troppo. Quante volte l'ho detto? Mettete il contatore. Non so perché li ho fatti lì. Mi sembrava che ci fosse gente. Poi mi ha detto not enough people. Not enough qualifications. Kazan. Abbiamo finito i lavoratori di Kiev che sembravano infiniti. Non ce ne sono più abbastanza. Guarda qua in Lettonia. La Lettonia è il nuovo Kiev. L'Italia vuole fare un accordo commerciale? No. Ne ho fatti già troppi di accordi commerciali. Per adesso ci fermiamo. Cara Italia. Per adesso no. Fai mettere le ferrovie che. Ok, si stavano già espandendo qua. Si espandono in automatico quando possono espandersi ed è necessario che si espandano. Dimmi che non si espandono a buffo, a vuoto. Non sono mica sicuro qua.
Si dovrebbero espandere solo quando mi manca capacità, in teoria. Facciamo un po' di baleniere. Che ricordo che fanno anche olio di grasso di balena, che me lo conta come petrolio e non ce n'è mai abbastanza. Facciamo dello zolfo, che il settore chimico è indietro. Qua ovviamente stabilimento chimico alle isole Figi, in un paradiso pa del Pacifico, e anche nelle Sakhalin. Guarda quanta gente c'è. Cosa sta succedendo qua? Ah, niente di che, è giusto Cracovia che vorrebbe ribellarsi, ma è solo Cracovia. È un puppet dell'Austria che non ha speranze. Sala, finiamo sta guerra qua, questo coccane irriducibile. Ma bisogna aspettare che arrivi a meno 100, capisco. Un passetto alla volta. Abbiamo riserve auree. Non pensavo che l'avrei detto a breve. Bisogna espandere il settore delle costruzioni. Tanto qua facciamo dei porti e poi non so perché in Karelia, ma lo espando qua. Tanto ci sono i porti che mi daranno infrastruttura. Siamo di nuovo in positivo. Kokand è un nostro puppet, finalmente. Per favore cambia colore, grazie. Ah, guardate qua questo verde. Molto rilassante. Un verde che rassicura. Dunque, guardiamo la nostra classe media che problemi ha, perché magari non hanno problemi di vestiti. Hanno problemi di vestiti anche loro. Hanno un problema gravissimo di porcellana. Proprio non riescono a dormire la notte. Questa è poca porcellana, anche se sembra tanta. Erano tutti convogli da uno. Qua ad Astrakhan facciamo porcellana volendo. Invece che vetro. Giusto? Giusto. Siamo già in auto expand. Devo trovare un altro posto dove fare porcellana. Perché hanno un bisogno disperato di porcellana queste persone. Io non lo so che tipo di persone sono. Mettiamo in espansione automatica tutte le industrie che servono. Cronicamente, prevalentemente vestiti, vetro, porcellana e un pochettino forse acciaio. Ma l'acciaio non è troppo indietro. Allora, il nostro esercito ha carenza, più che carenza sono costosi. Oppio, navi a vapore e anche navi da guerra vecchio stile di legno, vabbè. Il governo invece paga troppo per il vetro e nient'altro. La gente paga troppo per tutto, perché a quanto pare si aspettano di pagare molto poco. Forse... Allora. Andiamo bene per bene. Il vetro costa troppo. Noi mettiamo i dazi sulle esportazioni e li togliamo sulle importazioni. Facciamo lo stesso col grano. Facciamo lo stesso con i mobili. Facciamo anche lo stesso con i liquori. Cos'altro c'è di importante? Mobili di lusso. Le poltrone. I baldacchini. L'oppio non si esporta più, per favore. O quantomeno che sia più costoso farlo. Ok. Lo abbiamo fatto per parecchi beni. Comunque la gente si offende. Abbiamo sempre un sacco di radicali. 13% di carovie. I ricchi almeno hanno solo un più 7%. Il problema è che i ricchi sono pochissimi. Non è che diventano tutti rivoluzionari. Cibo. Dobbiamo fare un sacco di cibo. Anche che non è una cosa principale, però industria del cibo produttiva ne possiamo avere.
Adesso guardo di nuovo dove ci sono i contadini, perché comunque c'è la famosa missione di industrializzare che prima o poi dovrei fare. Guarda qua quanta gente c'è così tanto in là, in Chukotka. Not enough, not enough. Ah, guarda, qui c'è gente. Facciamo in Afghanistan. Tomsk. Questo è il problema di Vicky. Che il flavor per le nazioni non è troppo espanso. E dopo un po'. Sì, lì. Build, 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 build. Cosa mi serve? Io ci ho già giocato tanto. Magari può sentirsi un pochetto ripetitivo. C'è uno scheletro di gioco buono. Io ve lo dico. Consiglio mio: non compratelo a prezzo pieno. Si trova a prezzi più bassi su siti vari. Perché sì, io la Paradox la supporto, però questa politica dei DLC ci passo anche sopra perché mi danno tante migliaia di ore di gioco. Però il però grosso è che questo gioco qua è uscito davvero senza troppa rigiocabilità. E dal gioco Paradox cosa ti aspetti? Tu ti aspetti la rigiocabilità. Per adesso non c'è. Vi fate comunque 70-80 ore facili di divertimento, quindi vedete voi, non so perché metto questo consiglio per gli acquisti qua, in calce all'episodio. Come, insomma, voglio anche fornire la mia opinione in questo caso. La serie mi sta piacendo. Siamo primi per GDP, siamo secondi per prestigio. Bisogna modernizzare l'armata di più. Non c'è un evento che scatena la prima guerra mondiale. Può succedere una grossa guerra quando si sbloccano le alleanze multilaterali, ma non è necessario. Comunque sì, io conto di arrivare fino al 1936 con questa campagna. Se ci sarà una grossa rivoluzione con tutti questi radicali, la affronteremo, vediamo cosa succede. Perché io sto facendo di tutto, sto giocando, insomma, in maniera, si direbbe tall. Non è così tall, sono enorme, comunque. Sto tentando di ridurli, ma niente. E io vi dico, io voglio cancellare metà di Ching dalla cartina prima della fine della serie, come obiettivo. E a me questa Germania fa tanta paura, anche se sembra, cioè questa è, c'è una popolazione, è pericolosa, è pericolosa questa Germania. Non è, allora, il PIL non è altissimo, in realtà. Guardate, sembra pericolosa, ma sembra che non si siano industrializzati troppo. Però c'è da guardarsi le spalle. Però sì, ci saranno delle grandi guerre nei prossimi episodi, magari non subito. Grazie per essere arrivati fino a qua nel video, grazie mille per essere passati e grazie per tutto il supporto che il canale ha ricevuto recentemente, sia per Victoria 3, sia per Europa Universalis 4. E ovviamente ci espanderemo in futuro su altri giochi, così come Victoria è una nuova serie, ci saranno altre cose e ci saranno anche nuove serie su questi stessi giochi. Almeno un'altra serie su Vicky la voglio fare, altre serie su Europa Universalis. Grazie, alla prossima!